Questo programma è offerto da Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Mario Christmas. Le più belle melodie di Natale rivisitate da Mario Biondi. Nell'album Due grandiosi inediti. Mario Christmas, il tuo disco di Natale. I'm dreaming of a white Christmas. Centro residenziale anziani Veteres. Attività di animazione, psicologa, pet therapy, fisioterapia di gruppo, assistenza medica specialistica geriatrica. Centro residenziale anziani Veteres. In via Trovato 34, San Giovanni la Punta, e in via Padre Recupero 16, Pedara, Catania. Telefono 095 741 5076 e 366 95 48 717. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick. Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Bentrovati su Globus Radio Station, da Antonella Guglielmino è il tuo bel collaboratore Franco Liotta. Ciao, ciao Franco, ciao, come va? Diciamo che oggi va bene, voglio fare gli auguri a mia mamma. E infatti ti stavo dicendo proprio questo. Solo 86 anni. Quindi compiuto. Auguri alla signora Liotta che si chiama? Carmelina Pappalardo, Carmelina Pappalardo, il massimo della sicilianità. Assolutamente. E allora? È oggi una giornata particolare. C'è la primavera, questo. Questo lo sappiamo. Però non so perché c'è più freddo. No, vabbè, oggi diciamo che quasi stava piovendo, però poi è passato tutto e quindi va bene. Andiamo avanti così. Va bene. E oggi invece no, parliamo di teatro, parliamo di letteratura. Abbiamo per ora un ospite. L'altro sta per arrivare. E noi come al solito facciamo le cose dinamiche. Ma noi siamo molto dinamici. E quindi con chi siamo oggi? Oggi abbiamo un personaggio che ha partecipato anche a Fiction, fa l'attore per, ed è anche per regista. Passione, fa il regista, fa tutto. Ed è Santi Consoli, ben arrivato, ciao Santi. Grazie, ben trovati a voi. Grazie, ciao. Grazie di essere venuto qui, anche perché tu devi sapere che Santi conosce molto, ma molto bene Filia, la nostra figlia. Ah, allora è raccomandato, va sì. Bene. No, proprio raccomandato no, perché non vedevo con piacere Filia da tanto tempo, ecco, non diciamo ecco. Da quando, e per una serie di circostanze, e per una serie di circostanze ci siamo ritrovati felicemente sia con Filia sia con Enzo. No, vabbè, vi siete ritrovati anche perché c'è un'isola, un palcoscenico, uno spettacolo che tu stai promuovendo. Sì. Parlacene un poco. Diciamo che è una cosa che arriva in ritardo. Non una cosa, uno spettacolo che arriva in ritardo, ma non per colpa mia. È uno spettacolo che, grazie a Tuccio Musumeci e a Orazio Torrisi, che sono i responsabili del Teatro Brancati, a 16 anni dalla morte di Giuliano Consoli, che era tuo papà, che era mio padre, molti lo ricordano come il giornalista gentiluomo, perché apparteneva ad una schiatta di professionisti che della buona educazione ne faceva una questione di vita. E sempre mi dicevano: Santi, ma perché tu non fai una cosa
ma perché l'hai a fare io? Io mio padre me lo ricordo ogni giorno, certo, perché è stato un padre eccezionale al di là del professionista. Credo che siano altri che debbano ricordare, se lo vogliono, se gli fa piacere di ricordare. E così siamo andati avanti nell'arco di questi 16 anni, dal 7 aprile del 98, cercando di trovare degli spazi che non sono mai arrivati. Oggi come oggi, invece, siamo arrivati a Tuccio, dice no, stavolta la dobbiamo fare. Dice, e non c'è meglio che di te, perché hai questo spettacolo che il cui titolo, che poi Un'isola in palcoscenico è il titolo ristretto, ecco, il titolo ristretto, ecco, perché il titolo vero dello spettacolo è Un sorriso, una risata e un pizzico di mafia, viaggio un po' disordinato nel mondo del teatro della poesia siciliana. Perché hai pensato questo titolo? Perché io credo che con gli autori, che naturalmente non è uno spettacolo esaustivo di quello che di bello, di meraviglioso è questo pozzo di San Patrizio del teatro siciliano, ma diciamo che se noi facciamo con dei voli pindarici che va da Giovanni Verga a Pippo Fava, da Martoglio a Sciascia, da Pirandello a Russo Giusti, e ci infiliamo nel mezzo anche un Turi Giordano che è un autore vivente e che, certo, ha scritto un meraviglioso testo sulla storia del Vespro siciliano, riusciamo a collegare una storia del teatro siciliano che quanto di meglio e di più ci possa essere, che molti dicono il teatro partenopeo o il teatro veneto. Consentitemi, il teatro veneto c'ha solo Goldoni e Ruzzante, con tutto il rispetto per loro, ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Il teatro napoletano, al di là di Scarpetta ed Edoardo, con tutto il rispetto, noi abbiamo qualcosa in più. Io ci metto un Pirandello così, perché mi basta e avanza per coprire tutto, perché poi voglio dire d'amblè. Comunque bella, cominciamo così, scoppiettante, visto, dinamica, e visto che abbiamo finalmente l'altro ospite, certo, che ho dovuto, avevamo anche la battuta già preparata. Eh sì, però insomma, la faremo più avanti. Io trovo invece già un collegamento molto bello. Parlavamo di Tuccio Musumeci, che è responsabile del Teatro Brancati, il direttore artistico. E io qui oggi abbiamo portato invece un autore che addirittura è uno scritto, scrittore magistrato. Esatto, però in questo caso per noi è un autore, certo, uno scrittore, e ha fatto un'intervista che è durata ben 2 anni, quindi da cui ne è stato tratto un libro, su questa intervista proprio con Tuccio Musumeci. Oh mamma mia! Quindi vedi, cioè, siamo sempre lì, teatro, letteratura, Sicilia. Che io ad Adrano ebbi il piacere di presenziare alla presentazione del libro. C'eravamo diverse persone. Scusate, sì, sì, Adrano, okay, in questo contesto cosa c'entra? Poi te lo spiego. Poi lo spieghiamo okay, dopo. E allora chi abbiamo con noi? Abbiamo Santino Mirabella. Ciao. Buonasera. Santino. Per cui avete due Santini. Sì, certo, esatto. La battuta era questa. Cioè, oggi il calendario è rappresentato, esatto, alla massima oggi esposizione. Oggi è la città dei la giornata dei santi. Perché noi siamo i rappresentanti, certo, sindacali del calendario. Insomma, vi rendete, esatto, conto, vero? Esatto. Sono nomi prettamente nordici. Esatto. Sì, 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 molto, no, scandinavi, molto, sì, scandinavi. Tu non hai potuto sentire. Oggi mia madre compie 86 anni. Auguri. Mi hanno chiesto, auguri, come si chiama. Ho detto Carmela Pappalardo. Per cui il massimo della Sicilia. Carmelina Pappalardo. Sì, sì, dovrei dire che mio padre la chiama Cammelina, quindi il massimo della Sicilia. Io volevo chiedere a Santino, ti chiamo Santino, lui Santi, certo, così facciamo. Certo, il tuo libro, la tua ultima fatica letteraria, Sé di tant'acqua, ma questo titolo cosa vuol dire? Intanto non è una fatica letteraria, è un divertimento letterario. Questo sicuramente. E quindi già lo distinguiamo. Divertimento perché, appunto, come dicevate voi, io faccio ben altro mestiere che però ha a che fare con la scrittura. Ma sai, lo scrivere qualsiasi qualsiasi professione lo fa, è una catarsi dell'anima, quindi va bene così, diciamo che è un modo comunque per esplodere, invece di tenere tutto dentro. E se tu esplodi in qualunque modo tu voglia esplodere, però se non ti tieni dentro tutte le pulsioni positive, ovviamente quelle positive che abbiamo, a quel punto non puoi che vivere male, non puoi che vivere in maniera ristretta anche il tuo lavoro. Quindi io credo di lavorare anche più serenamente da quando ho dato libero sfogo a quest'altra parte. È giusto. Preponderante di me. Scusate, facciamo una cosa, siccome si sta parlando di passioni, di vita, ascoltiamo un brano che ci è stato proposto da Santi Consoli,
Che bellissimo. Ed è Pierangelo Bertoli a muso duro, dai. Radio Ritratto, pennellate dal mondo VIP con Santi Consoli e Santino Mirabella. Sai che si stavano parlando appunto di Pierangelo Bertoli, di musica, perché devi sapere che tra le altre e tra gli altri divertimenti letterari, Santino ha fatto anche un libro, ha scritto un libro qualche anno fa dedicato a Stefano Rosso. Anche. Però Stefano Rosso, che è un cantautore che adesso purtroppo non c'è più, uno dei più forse politici ma più sinceri di quel periodo, era il pretesto, raccontare la vita di Stefano, era il pretesto di raccontare un po' tutto il mondo dei cantautori, tra cui anche Pierangelo Bertoli. Ovviamente, perché Pierangelo Bertoli non può essere trascurato se si parla dei cantautori italiani. Esatto. Anche se è dimenticato come tanti, dalla massa, diciamo così, la massa in senso negativo. Ma no, dai, ti devo dire che ci sono anche le persone che lo ricordano. La buona musica è buona musica. Una volta Nicola Savoca mi disse: non si può fare tra buono e brutto, una cosa è bella o una cosa è brutta. E sicuramente Pierangelo Bertoli fa una musica bella. Ma diceva Fabrizio De André che non ci sono arti maggiori e arti minori, ma artisti maggiori e artisti minori. Questo sì, aveva ragione. Sì, sì, sono d'accordo. Quindi vuol dire che noi siamo dei giornalisti, perché ci sono giornalisti minori e giornalisti maggiori. Io non mi sento assolutamente minore. Siamo giornalisti maggiori. Sarò presuntuosa, però è così. Quanto meno per la mia mole, siamo giornalisti maggiori. Comunque, tornando un po' a Santi Consoli, parlavi poco fa della figura di tuo padre. Sì. Che diventa comunque un po' lo spunto per poter poi raccontare un po' le cose. Sì. Chi era? Era un giornalista che non amava definirsi giornalista. Lui amava definirsi cronista. Perché gli piaceva raccontare ciò che avveniva, ciò che lui vedeva. Tant'è che, anche se l'ho scoperto postumo, sì, dai pochi ritagli che lui conservava, perché non amava moltissimo conservare i suoi scritti, era un uomo che spaziava moltissimo dal teatro al balletto, dalla lirica alle mostre di pittura. Insomma, fotografava quello che vedeva. Sì, 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 sì. E lo traduceva in parole. Lo stesso, per esempio, quando lui andava a recensire gli spettacoli classici di Siracusa, lui, più che la critica allo spettacolo, lui amava vedere e curiosare, fare il pubblico. Lui amava andare a curiosare non fra gli attori protagonisti, ma fra coloro che facevano il coro, fra i tecnici, e raccontare le loro vite nel costruire lo spettacolo, perché lui amava, non dico i vinti alla Giovanni Verga, ma amava raccontare coloro i quali mettevano in condizioni i grandi di diventare tali, ma senza il supporto di questi. Certo. Ma questa passione che hai l'hai ereditata da lui? Se vuoi ti racconto come. Delusione, giocavo a pallone, c'è una delusione, smetto di giocare a pallone, c'ho 16 anni, correva l'anno 1966 e non so per quale motivo papà era capo ufficio stampa del Teatro Massimo Bellini. Arrivato a un certo punto, lui la sera dopo le 8 non lo vediamo ritirare più a casa. Cosa mi insospettiva? Lui lavorava all'Espresso sera di mattina, il pomeriggio andava al Teatro Bellini. Una volta, due volte, tre volte, la cosa mi insospettì. Mio padre era un bell'uomo. Diciamo era un bell'uomo, va bene, ecco, abbiamo capito. Ci siamo capiti. Ecco, l'ho scoperto. Una sera, due sere, tre sere, la quarta sera lo seguo, entro in quel portone, buttacato come a tanti, salgo una rampa di scale. Ad un pianerottolo trovo una stele con un busto di, non era marmo, era di bronzo, un faccione enorme con un grande neo qui alla, era il Rossino Anselmi, ma ancora Yunaga non usciva, e salgo, dopodiché domando, dico: scusi, il dottore Giuliano Consoli, dice: guardi che in quella sala nel teatro. Allora tu hai detto: oh oh. È fatta.
No, non era fatta per niente. Lui era, quello era il teatro, il famoso, quello che fu famoso, teatro Rosina Anselmi, sì, il Kral dei dipendenti comunali, e lui stava facendo la regia di, in questo momento mi sfugge, ma stava facendo la regia di un lavoro che era il teatro, la sua vecchia antica passione. E quindi da quel momento sono entrato, cosa fai tu, cosa ci fai tu, cosa ci fai, da quel giorno sono rimasto in un'ultima fila, silenzioso, senza respirare, e da lì poi è partita. Ti dice il pranzo è servito, dice ma il figlio di Giuliano ha fatto delle cose con la filodrammatica della scuola. Da lì cominciò la mia avventura, e quella l'anno prima con la filodrammatica della grande, parlandone sia da morta che da viva, di Mariella Lo Giudice. E come no? Abbiamo iniziato insieme, prima nella filodrammatica all'Istituto Olivetti e poi a Rosina Anselmi, poi lei spiccò il volo. Guarda che bello, cioè ci sono questi collegamenti immediati, perché se io dico Mariella Lo Giudice, tu che cosa mi dici, Santino? Mi fai un ripassato attorno ai confini del cuore, esatto. Perché Mariella io ebbi la gioia di la gioia e il pathos di vedere delle mie poesie presentate proprio da Mariella Lo Giudice insieme a Edo Gari, e quindi Mariella, che dal palco già stava male, e dal palco si trasformò, tornò la grande donna di teatro, divenne la grande donna di teatro come è sempre stata, e lesse queste poesie in una maniera meravigliosa, che io ero esterefatto, ero incredulo che fossi io stato l'autore delle cose che lei stava leggendo, e purtroppo ci lasciò 100 giorni dopo. Io ero fatto un premio letterario che ha alla seconda edizione, il premio Efesto, che adesso ne parleremo, e infatti ha tre sezioni, una intitolata Edo Gari, una Mariella Lo Giudice come testo teatrale, una Ercole Patti come ricordo e memoria di Mariella e di Edo. Quindi vedi, Mariella, grande, io anch'io, lui 100 giorni, Santino, io forse un po' di meno, trovai fra le mie scartoffie, perché non butto niente, infatti a casa mia probabilmente ne esco io definitivamente. Ed entrano le cose. Avevo trovato una fotografia dove sulla terrazza del Rosina Anselmi, datata 1967-68, dove si vedeva questa bianco-nero naturalmente, questa testolina rossa in mezzo a tanti attori, Iano Iacobello, Tano Fernandez, Carlo Mangiù, Amalia Troiani, e gliela mandai per via computer, e lei mi disse ma come fai a avere, la tengo gelosamente il report di risposta, perché lei credo che neanche 40 giorni dopo ci lasciò. Un grande rammarico, un grande rammarico. No, perché anch'io ho un ricordo con lei, perché anch'io l'ho intervistata, per cui è stato, diciamo che poi ce lo racconterai una persona dopo la pubblicità. Esatto. Hello? Roberto, this is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095-715-0414. All the old paintings on the tomb, they do the Sundance. Centro Residenziale Anziani Veteres. Attività di animazione, psicologa, pet therapy, fisioterapia di gruppo, assistenza medica specialistica geriatrica. Centro Residenziale Anziani Veteres. In via Trovato 34, San Giovanni La Punta, e in via Padre Recupero 16, Pedara, Catania. Telefono 095 741 5076 e 366 95 48717. Assonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania.
telefono 095 35 23 711. Globus Magazine, cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Tratto pennellate dal mondo VIP con Santi Consoli e Santino Mirabella. Dovete farlo il primo novembre questa trasmissione. Certo. Ci abbiamo pensato un po' in ritardo. E chi buona, c'è anche? Buona. Antonella Guglielmina e Franco Liotta. Vabbè, almeno diciamolo ogni tanto, dai. Dai, sì. E poi vorrei ringraziare anche i nostri colleghi tecnici, dai. Da che, Poldo. Da Poldo, Angelo, Gabriele, Gaetano, tutti, insomma. Tutti, dai. Tutti quanti. Cioè, anche perché senza di loro noi trasmissione non no, possiamo fare questo. Assolutamente proprio, no. No, questo proprio sono d'accordo. Voglio fare nuovamente la domanda, sì, al magistrato, glissa di nuovo. Che ha glissato alla grande la mia domanda. Sì, perché il titolo Sedi tant'acqua, così ottimizziamo il momento. Come tutti gli altri titoli, raramente nascono. Cioè, diciamo, c'è una lotta tra titolo e contenuto. Io sono attento tanto ai titoli quanto al contenitore, e quindi e quanto al contenuto. Non può essere una cosa a discapito dell'altra. Ci tengo a entrambi. Raramente nasce qualcosa dal titolo, però mi succede. Per lo più il contrario. Quindi diciamo che questo titolo nasce dal tipo di contesto nel quale ho inserito questo libro. Un libro di immagini, quadri e fotografie commentate gloriosamente da me, di quadri bellissimi di Salvo Trombetta e di fotografie bellissime di Alberta Dionisi. Io li ho raccolti entrambi, sia a livello artistico che umano. Quanto tempo ho messo? Quanto tempo hai messo per fare questo ma in realtà non molto, diciamo, loro due appunto non si conoscevano, li ho coinvolti io e mi sono fatto dare da loro una valanga delle loro immagini. Da questo ho tratto quelle che mi ispiravano a qualcosa e poi le cose camminano da sole. È camminato tutto verso un ordine unico, cioè quello soprattutto dell'acqua, soprattutto, non esclusivamente. E quindi questo l'ho tratto da una lirica che ho scritto sotto uno di questi. L'acqua cosa ti comunica? Perché l'acqua? L'acqua fondamentalmente poi è venuto fuori, quello che uno ha dentro, che lo scopre solo dopo che esce spesso, e in pratica l'acqua, le gocce sono le singole emozioni della nostra vita. L'acqua è tutto quello che, nel quale noi riusciamo a vivere. La famosa discussione sulla forma dell'acqua. L'acqua non ha una forma, ha la forma che tu gli dai. E quindi io mi chiedo cosa mi vuoi fare capire se di tant'acqua non ti bagnasti mai. C'è una reazione quasi ostile a chi non vuole bagnarsi dall'acqua della passione. Quindi, come dire, io cerco di esprimere quello che tu, che non ti bagnasti mai, non puoi capire, questo tu generico che spero non esista. Comunque il libro che io ho avuto tra le mani è bello. È una poesia questo no, libro, ma, la cosa bella è che secondo me si sono fuse tre forme d'arte, che è la fotografia, la pittura e la poesia, in un unico condensato. Ed è veramente bello, cioè proprio anche il solo leggerlo, il solo, cioè tenerlo in mano, il solo vedere le figure. Ci abbiamo inserito anche la musica, perché si è creato un promo di questo libro con quasi di video, ormai ci specializziamo in tanti aspetti. Mi sembra anche giusto. Chissà se possiamo, forse chiediamo alla regia se lo possiamo, mi pare che fosse in rete, no? Sì, è già su YouTube? In rete c'è, sì, sì. Cioè, benissimo. Ok, casomai vediamo se lo riusciamo a trovare dopo. Benissimo. No, io volevo chiedere una cosa a Santi Consoli. Certo. Questo spettacolo pensato in onore di tuo padre, Giuliano Consoli, che è scomparso ben 16 anni fa. Sì, 7 di aprile del 98. Benissimo, che andrà in scena, ricordiamo, al Teatro Brancati, venerdì 28 alle ore 21. Con l'augurio che ci sia parecchia tanto pubblico, gente. Ma sicuramente. Me lo auguro. Come è strutturato lo spettacolo? Ma lo spettacolo è strutturato proprio per, come dice il sottotitolo, Viaggio un po' disordinato, perché abbiamo messo insieme brani di 10 testi, o perlomeno di 8 testi teatrali e di 2 poesie martogliane che abbiamo reso teatrali, molto belle. Una è La Sonnambula e un altro è Lo combattimento di Orlando e Rinaldo, con attori vestiti da paladini,
ogni attore c'ha 39 kg di armatura Mamma addosso. Mamma mia, che bella cosa, i pupi siciliani. I pupi sono vestiti da pupi siciliani e devono combattere e recitare contemporaneamente la poesia. Ma sai, parlando dei pupi siciliani, penso ai Fratelli Napoli, al Teatro Ardiata, sì, sì, che è la, non l'eccellenza. Può essere diversamente, non può essere. Noi questo, io da diversi anni, con diverse sfaccettature, ho sempre fatto questo spettacolo inserendo questo pezzo, questo brano, questa poesia martogliana, proprio per rendere omaggio a questa famiglia di pupari che è la famiglia Napoli, anche perché io in altra epoca, in gioventù, ho avuto l'onore e il privilegio di parlare un pupo per volontà di Natale Napoli. Mamma mia! Lui mi sentì e mi disse: ma lei? Ma era una voce a un pupo. Io ricordo che ero al Teatro delle Arti, che era di Gilberto Idonia, facevamo Di Omini e Paladini, Juve Canto. Il maestro Napoli, io i pupi li ho sempre visti, ci sapevi dire a soggetto, cioè dire abbraccio. Abbraccio. Non lo so. Ci posso provare? Sì, poi facciamo le prove. Va bene, dice le prove, ma quando è che? Dopodomani. Il che mi mise in ambasce e mi diede questo immenso privilegio di dare la voce a Famiglio, lo scudiero di Orlando, e fu un'esperienza che ancora oggi ricordo in maniera indelebile. Proprio per questo io il combattimento di Orlando Rinaldo, reso spettacolare, cioè dire scenico, con i colleghi Gianluca Barbagallo e Franco Colaie, ma lo dedico di volta in volta alla famiglia Napoli. Ci si tuffa nelle cose, come vedete, quindi se lui si fosse rifiutato non si sarebbe bagnato di tant'acqua. Io sono d'accordo, nelle cose bisogna tuffarsi. Ci si tuffa e poi si nuota, si vede sono che poi si nuota. Sono d'accordo. Ma diciamo sì, è una prerogativa, perché ci tengo a dirlo, un po' di noi amatori, perché io non dimentico di essere un amatore, io non sono un professionista, pur piccandomi di essere molto professionale, che sono degli aspetti che molto spesso fanno confusione, la professionalità con il professionismo, no? Certo. Ci può essere un professionista che non sia eccessivamente professionale, un mestierante, mentre ci può essere un amatore che sia estremamente professionale, e io lo sono da sempre. Ho il privilegio anche di, e l'onere e l'onore di essere il presidente regionale della Federazione Italiana Teatro Amatori, che è la più grande federazione di non professionisti europea. Che bello, mamma mia. In Italia siamo 1360 compagnie. 1360 compagnie? Sul territorio nazionale, 140 circa sul territorio regionale. Mamma mia, ma parliamo, parliamo di federazione, parliamo di associazioni. Parliamo del premio Efesto invece con Santino. Dice che è arrivato alla seconda edizione. Cosa ci prepari allora per sì, questa io edizione? Non avendo concordato le domande, già avevo anticipato qualcosa. No, quindi, appunto, come dicevo, questo premio nasce perché io sono presidente dell'associazione culturale Efesto. Mm-hmm. Questo premio nasce proprio per onorare la memoria di un mio carissimo amico di cui ho fatto cenno poc'anzi, cioè Edo Gari, che era un uomo di teatro, un uomo d'arti, che poi fece il magistrato, fu anche mio presidente, rimase uomo di teatro come arricchimento, non come qualcosa che toglieva alla professione. Quindi ho voluto fare questo premio per omaggiare lui, però anche un premio che potesse essere un regalo alla città, perché io mi sono reso conto che la città di Catania un grande premio non lo aveva. Parlo all'imperfetto perché sono presuntuoso e spero che glielo sto regalando io questo grande premio. Ah, su questo sono convinto anch'io che glielo stai regalando. Comunque la prima edizione è andata talmente bene da lasciarmi a me stesso, che sono comunque sempre un super io, e però lasciarmi a me stesso sorpreso, perché ho avuto anche partecipanti dal Brasile, dal Canada, insomma ho avuto partecipanti da tutto il mondo, non solo da tutta Italia. È andato benissimo. Ora sto facendo una seconda edizione, come dicevo prima, adesso l'ho chiamato proprio Efesto Città di Catania, e Edo Gari è una delle tre sezioni, dicevo prima. È suddivisa in tre sezioni? Sì, poesia, teatro e narrativa, intitolati a Edo Gari, a Mariella Lo Giudice, come dicevamo, ed Ercole Patti. Cos'è successo? Ah, c'è la pubblicità. Forse era un partecipante che mi telefonava per sapere. Prima c'è La vita è bella, andiamo ad ascoltare il brano musicale. Devi Alisti in Jeans. Hello? Pablo, this is Pablo.
Where are you? Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Tutto musica. Il negozio di strumenti musicali che stai cercando. Ampio showroom su tre piani espositivi di pianoforti a coda e verticali, nuovi e usati a prezzi sbalorditivi. Assistenza tecnica sui pianoforti, accordature e riparazioni. Si effettuano anche registrazioni audio. Tutto musica e anche service audio, luci e video. Ti aspettiamo. Tutto musica si trova in via Don Luigi Sturzo 12 Giarre. Info 095 93 46 23 e su Facebook Tutto Musica. Globus Magazine, cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Allora, Antonella, prima di ogni cosa, noi abbiamo detto oggi una cosa importante. Cosa? Oggi siamo anche in video. Wow. Quindi dobbiamo anche salutare. Dov'è? Lì? Ciao! Bye. Ci si vede. Che bello. Quindi, no, torniamo invece all'atmosfera, ricreare l'atmosfera. Parlavamo poco fa di un grandissimo personaggio che è Mariella Lo Giudice. Che dai. Chiunque di noi ha conosciuto ha lasciato qualcosa. E, tra le perle che ci ha regalato Santino Mirabella, tra le sue fatiche letterarie, adesso gliel'ho detto, glielo dico, glielo ripeto. Divertimenti. C'è una bellissima sera in cui c'è una performance di Mariella Lo Giudice che legge una sua poesia ed è relativa a un altro tema importante che ha trattato Santino in un suo libro, che è lo stalking. Vediamo se riusciamo a passare. Il soffuso tuo spavento. Perfetto. Ascoltiamola. Mantenere il tuo decoro, così in basso spinto, senza darsi mai per vinta, anche se ti aveva vinto. Camminare in corridoi con le porte senza sbarre, oltre cui altre prigioni non sarebbero più amare. Aspettare spaventata quel quid che inquadra la tua vita ossessionata, verso cui ti senti ladra, nei silenzi del silenzio, quando ancora non sapevi se era vita sol sfalsata o era vita che spegnevi. Quelle parole al vento, come se sol sapesse quanto amaro fosse e solo il soffuso tuo spavento. Ma capire ora potevi, e non ti sembrava vero sentirti cosa sola con il tuo pensiero, proseguendo a viso aperto verso il nuovo dei tuoi bivi, ti muovevi lentamente, non si vedesse che fuggivi. Meravigliosa, diciamo commovente. Meravigliosa Mariella, sì, ma anche il contenuto. Ma mi chiedo, nella tua carriera, perché tu sei un magistrato, quanto ha inciso scrivere di stalking tra la tua carriera e lo scrivere in poesia? Io lo stalking, di stalking me ne sono occupato professionalmente perché diciamo faceva parte del mio lavoro. Ed è finalmente una delle poche cose di cui possiamo essere contenti spesso nelle rivoluzioni legislative, perché questa legge in Italia non esisteva, e davanti a quello che era definito stalking vi era l'impotenza assoluta dell'istituzione, e quindi purtroppo bisognava spesso assistere, quasi impotenti, anzi impotenti proprio, a una sequela, a un crescendo di molesti, insulti, minacce, verso i quali l'istituzione
associazione non potevano fare niente. Fortunatamente, arrivando questo reato, adesso si può cercare di prevenire, non solo di punire, come purtroppo succedeva dopo, quindi a cose fatte. E quindi ho voluto anche fare questo libro, che era un, non è per addetti ai lavori, è proprio, diciamo, un manuale di consultazione immediata per le ragazze che possono avere un bisogno immediato di sapere e di capire, senza che sia un libro fatto per i giuristi, altrimenti non interesserebbe. Infatti, per sapere fin dalle prime azioni norme di comportamento, tecniche, consigli, e poi a chi rivolgersi quando c'è un problema. Vedi qual è la cosa? Questo potrebbe essere un libro, per esempio, per le scuole. Sì. Però a me, io ho letto il libro, il primo capitolo c'è, diciamo, l'identikit dello stalker, che è impressionante come sia, diciamo, veritiero, verosimile quel personaggio, che da una parte sembra la persona che ti accudisce, che ti protegge, dall'altra parte invece quello che ti usa violenza. Però tu hai utilizzato un po' il discorso dello stalker, come hai ricordato un po' Ade, quando rapisce Persefone per portarla con sé. È un caso di stalking, esatto. Certo. Allo ecco, stato quindi, puro. Quindi questa è una domanda che io già ti ho fatto. Ma gli amori malati esistono da sempre? Qualunque malattia purtroppo esiste da sempre. Col tempo dobbiamo solo abituarci a combatterle in maniera adeguata. Ade, rapendo Persefone, in fin dei conti la obbligò a una vita addirittura all'inferno. Quindi, diciamo, non c'è nulla di rappresentativo in maniera migliore rispetto a quello. Poi ci fu un mercanteggiamento, sappiamo, e quindi Persefone poteva vivere 6 mesi all'inferno e 6 mesi sulla terra, da qui si parla del cambio delle stagioni. Ma quello era un amore malato. L'amore malato va curato, va guarito, ma soprattutto va impedito che esso possa creare danno. Questo è il primo problema. Prima pensiamo alla vittima e poi pensiamo un secondo dopo allo stesso stalker che è vittima di se stesso. Ecco, hai visto? Cioè, no, quindi, mamma mia. Vedi, si parla di poesia, si parla di violenza, quindi temi molto crudi, abbiamo parlato di musica, teatro. Costantino Mirabella, si parla di tutto, infatti, dal come punto no? di vista letterario. E invece senti, Santi Consoli, se io ti dico canterini etnei, cosa tu mi dici? Canterini siciliani, canterini etnei, cosa ti ricorda? Mi ricorda intanto la mia gioventù. Mi fanno segno la fede. Cosa perché, significa? Perché con il gruppo folcloristico, ad esempio si chiamava Gruppo Folcloristico Città di Catania e poi Gruppo Etna del maestro Felice Ventura, lì ci ho incontrato quella che da 40 anni è mia moglie. Mamma mia, 40 anni! 40 anni. Mamma mia! È lì, è ancora prima, 42-43 anni prima, ho avuto il piacere di conoscere figlia Stroscio e Enzo Stroscio anche. Ma mi fanno segno molto dopo. Anche perché figlia in quel periodo forse non era neanche nata. Era appena aveva solo 10 anni. 10 anni. Anzi, 4 anni. Perché no, effettivamente figlia entrò dopo, perché aveva 14 anni. Ah, era 14 anni, figlia era giovanissima, molto ma molto seria. Riservata, no? Molto riservata. sì, perché effettivamente figlia entrò dopo nel gruppo. Noi eravamo già consolidati, io facevo il presentatore, ero il presentatore ufficiale del gruppo. E poi durò per diversi anni, furono degli anni meravigliosi, stupendi, irripetibili, i favolosi anni 60. I favolosi anni 60, ma ricordiamo che giorno 28 al Teatro Brancati cosa dobbiamo andare a vedere? Tutti. Dobbiamo andare a vedere un'isola, un palcoscenico, un sorriso, una risata, un pizzico di mafia, dobbiamo dirlo, i miei colleghi, con Gianluca Barbagallo, Alessia Consoli, purtroppo il sottoscritto, Santi Consoli, Franco Colaiemma e Maria Piana, e le musiche eseguite dal vivo da quel mago delle corde, della chitarra, che è Fabio Avitabile. La regia perfetto. Di? Vabbè, lasciamo perdere, non è che la sia importante di Santi Consoli. Vabbè, i grandi sono sempre quelli più umili. Vabbè, è sempre così. Invece Santino,
Adesso noi che cosa fare? Come ti vedremo? Dove ti vedremo? A parte il premio Efesto, e se ci vuoi dire di più, qual è la tua prossima fatica o divertimento letterario? Il mio prossimo divertimento è già uscito, perché non è uscito anni fa quel libro di cui facevi riferimento, è uscito qualche mese fa. Quello di Stefano Rosso? Quello sui cantautori. E c'è la collaborazione di molti amici addetti ai lavori nel senso tecnico della parola. C'è Claudio Lolli e Franco Battiato hanno fatto la prefazione. Infatti. Mario Venuti, Luca Madonia hanno fatto degli interventi all'interno del libro, e lo presenterò in estate, verso giugno, in una struttura che sto ancora valutando. E comunque dovrebbe essere, quindi nei prossimi mesi, il mio prossimo impegno letterario sarà questo. Lo presenterò con un concerto dove suoneranno dei miei amici catanesi, ma anche i musicisti Stefano Rosso verranno apposta da Roma. Bellissimo. Come impegni invece giudiziari, domani mi potete trovare al tribunale di Catania. Bene, molto bene. In udienza. Questa è una battuta anche come tempistica. Okay. Anche come tempistica. Siamo al jingle finale. Vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con noi. Grazie oggi. A voi. Grazie a Santi Consoli. Grazie a Santino, grazie. Mirabella. Ti aspetto nuovamente qua per la prossima, per il tuo libro. Ciao Franco. Ciao Antonella, io hai detto tutto tu, io adesso dico soltanto nulla. Ciao, grazie di tutto. Ciao Franco, grazie, ciao Antonella, grazie. Arrivederci, grazie a voi. Grazie. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Questo programma è offerto da Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Mario Christmas. Le più belle melodie di Natale rivisitate da Mario Biondi. Nell'album due grandiosi inediti. Mario Christmas, il tuo disco di Natale. Centro residenziale anziani Veteres. Attività di animazione, psicologa, pet therapy, fisioterapia di gruppo, assistenza medica specialistica geriatrica. Centro residenziale anziani Veteres. In via Trovato 34, San Giovanni la Punta, e in via Padre Recupero 16, Pedara, Catania. Telefono 095 741 5076 e 366 95 48 717. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun now.